Assessore Febbo, la campagna digital e social della Regione Abruzzo per quest'estate ha ottenuto grandi risultati, 250 domande e propagandare la nostra regione, le nostre peculiarità è sicuramente importante. Ma questa era una della parte della nostra campagna, quella di creare gli smart ambassador, sono arrivate la bellezza di 250 domande, ne abbiamo segnalate un centinaio che oggi erano presenti alla conferenza, un grande entusiasmo, un grande risultato, ma un grande risultato in generale perché la campagna poi si è sviluppata molto sul digitale, abbiamo numeri astronomici con grande soddisfazione e soprattutto diciamo ci danno, proiettano bene per quella che sarà la vera prossima campagna promozionale. Quest'anno siamo entrati a fine marzo in assessorato, abbiamo dovuto fare alcuni movimenti sui fondi comunitari, quindi con molto ritardo, e abbiamo avuto questo risultato e questo successo. E invece adesso stiamo ragionando con più calma, contiamo molto sul contributo dell'entusiasmo di tanti di queste centinaia di smart ambassador che hanno aderito alla nostra iniziativa, e credo che i risultati già quest'anno positivi sul turismo verranno rimarcati negli anni successivi. Ha un po' anticipato la mia domanda, siamo a fine settembre, possiamo fare un primissimo bilancio della stagione turistica in Abruzzo? I primi dati sono positivi, aspettiamo nonostante quel che è successo a maggio e giugno dove il clima non ci ha assistito, però i primi dati che ci arrivano sono ottimi, fortemente positivi, aspettiamo qualche altro giorno per avere contezza nella sua entità, ma insomma io per quanto mi riguarda credo di essere soddisfatto, soprattutto perché i dati sono positivi e soprattutto c'è un'analisi che ci permette di lavorare per i prossimi anni. Quello è l'obiettivo che ci eravamo dati, capire dove colpire per portare risultati importanti.